abbiamo subito un po'. Sì, siamo partiti bene, sapevamo comunque dopo quasi un mese di stop era difficile riniziare, quindi abbiamo cercato di partire bene, poi comunque quando vuoi il mese di stop si è fatto sentire, abbiamo un po' calato il ritmo, sono usciti un po' fuori loro, però siamo stati bravi a contenerli bene. Ci vuole chiedere che Pereira sta facendo la sua parte alla grande? Sì, ha fatto due grandi interventi al primo tempo, siamo contenti perché è un gran portiere, quindi speriamo continui così. Pertanto va a Verona, partita importantissima, soprattutto in questo momento in cui il Verona ha perso in casa, fuori casa il derby col Parma. Sì, una partita importantissima. È importante perché ricordiamoci l'andata, è stata una partita persa per il campo, quindi dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo essere consapevoli comunque il Verona è in un momento un po' così, a noi ci servono punti, quindi siamo bravi, dobbiamo imporre il nostro gioco e cercare di fare punti. Pertanto un punto guadagnato che vi fa iniziare il giorno di ritorno con fiducia, aspettando poi dei nuovi compagni per quanto ti riguarda, perché come diceva il mister alcuni sono andati via, alcuni arriveranno, quindi nuova linfa per continuare questo cammino verso la salvezza. Sì, era importante iniziare facendo punti, comunque è sempre importante fare punti e mai farne zero, anche uno va sempre bene, poi per quanto riguarda il mercato penserà il mister col direttore a fare i dovuti acquisti. E quindi sì, come ho detto prima, era importante partire bene, peccato non sia stata la vittoria, però comunque il punto va sempre bene. Se posso l'ultima, perché il mister ha cambiato vari vestiti per voi in questa stagione, no? Siete passati dalla difesa 4 alla difesa 3, qual è secondo te il vestito migliore del Cosenza, o quantomeno tu ti trovi meglio nella difesa 3 o a 4? Beh, adesso in questo momento stiamo facendo bene con la difesa 3, quindi il vestito migliore in questo momento è questo, anche perché come ho detto prima sono 4 partite che non subiamo gol e quindi continuiamo su questa strada. Grazie.